commento a questa serata che è stata anche gradevole. Ma una serata interessante promossa dal Rotary Sassuolo, in cui assieme agli altri sindaci del distretto abbiamo discusso di territorio, politiche abitative, sicurezza, viabilità, tutti i temi che ci coinvolgono e ci vedono impegnati ogni giorno nel pianificare il futuro dei nostri territori insieme. Soprattutto voglia di lavorare per questo. Assolutamente sì, le idee secondo me ci sono, le sinergie anche, possiamo fare un ottimo lavoro insieme con gli altri sindaci. Biagini, è un modo importante di andare avanti insieme. Sassuolo e Fiorano hanno anche cominciato a lavorare insieme, addirittura a livello di giunta. Certo, sì, no, abbiamo lanciato alcuni temi legati prevalentemente, insomma, ad alcune aree urbanistiche di confine tra Fiorano e Sassuolo, e su questo abbiamo impostato un ragionamento che chiaramente si è un po' allargato anche in una sana chiacchierata costruttiva. E poi, insomma, come lavoriamo già insieme all'interno dell'Unione dei Comuni con le altre amministrazioni, in particolare Maranello e Formigine, oltre alla montagna, e tra di noi, in maniera, come dire, gemellata a seconda dei progetti, stiamo portando avanti delle cose, perché da soli non riusciamo a risolvere tutti i problemi e neanche buona parte probabilmente, ma insieme qualcosa in più certamente si può fare. Quindi, insomma, anche partecipare a eventi come questo insieme è un segnale che vogliamo dare. Zironi, confrontarsi e decidere insieme, perché i temi sono tanti. Sì, credo che sia la vera forza di un territorio, quando il progetto di una città e di una comunità si confronta e agisce in armonia, no? È proprio una questione profonda quella di lavorare assieme, perché si va nella stessa direzione, si è diversi perché diverse sono le ossature anche culturali, economiche, demografiche che caratterizzano diversi territori, però bisogna, come dire, bisogna ricordare, tenere presente che la vera forza è quella di riuscire a vedere un obiettivo e andarci tutti secondo i tempi e le possibilità di ciascuno. Senti, c'è stata una comunione sia di intenti che di risposte. Sì, con i sindaci del distretto ceramico stiamo collaborando sin dal primo insediamento per cercare di fare delle politiche comuni a beneficio veramente di tutto il territorio, che non deve essere confinato solo nei nostri stretti comuni, ma che si allarga anche con i comuni vicini. Per primo il tema della mobilità, delle politiche sociali che già sono in unione, e soprattutto il tema della sicurezza. Tutte quelle che sono le segnalazioni che possono pervenire, le osservazioni, gli intenti a beneficio della nostra comunità devono essere condivisi per allargare veramente a macchia d'olio quelle che sono le politiche positive per la nostra comunità. Importante serata partecipata anche. Molto partecipata, interessante, sono intervenute le associazioni più rilevanti del territorio, è scaturito dalle parole dei quattro sindaci un motivo comune, cioè bisogna fare azioni sul territorio e sulla comunità coordinate fra di loro. Non esistono confini territoriali, ma esistono solo delle priorità. E su queste priorità noi come associazione, insieme alle altre associazioni, ci impegneremo per trovare congiuntamente anche delle soluzioni.